Nella prima puntata di Marxisti Semplici andremo a indagare la figura di Antonio Labriola, un filosofo italiano nato nel 1843 a Cassino, nel Lazio, noto per aver dato un contributo importante sia alla comprensione della filosofia di Marx, sia agli sviluppi che questa filosofia avrebbe poi avuto nel corso di tutto il Novecento. Avendo in questa sede l'obiettivo di indagare il rapporto tra Labriola e Marx, più che quello di tracciare una biografia precisa del personaggio, cercheremo di riportare gli aspetti più importanti della sua vita inerenti alla politica, tralasciando però il contributo che Labriola diede alla pedagogia. Agli ascoltatori di questo podcast interesserà comunque sapere che dal 1874 Labriola fu docente di filosofia e pedagogia all'Università di Roma, che pubblicò un saggio dal titolo Dell'insegnamento della storia nel 1876 e che divenne anche direttore del Museo di Istruzione e di Educazione. Nella sua vita diede particolare importanza al tema dell'alfabetizzazione di massa e a quello della qualità dell'insegnamento nelle scuole. A questo scopo si informò molto sui sistemi scolastici degli altri paesi europei tramite un importante lavoro di ricerca che lo portò a pubblicare nel 1880 gli appunti sull'insegnamento secondario privato in altri stati e nel 1881 l'ordinamento della scuola popolare in diversi paesi. Labriola filosoficamente si forma all'Università di Napoli come allievo di Bertrando Spaventa, che insieme a De Santis è da considerare come uno dei portatori dell'idealismo e dello storicismo di Hegel in Italia. Tra il 1870 e il 1873, quindi qualche anno dopo la sua formazione universitaria, Antonio Labriola si dedicò all'attività di cronista e editorialista per alcuni giornali di area liberale, come la Gazzetta di Napoli, Il Piccolo, l'Unità Nazionale o il Monitore di Bologna. Dagli articoli che scriveva in questa fase emergeva già un certo interesse per i bisogni e le aspirazioni della classe operaia italiana, una sensibilità che porterà Labriola a spostarsi progressivamente verso le idee socialiste. In questa fase approfondisce molto lo studio di Spinoza e di Socrate, che per Labriola costituiranno dei pilastri fondamentali da un punto di vista filosofico, e scrive due opere. La prima nel 1866, Origine e natura delle passioni secondo l'etica di Spinoza, e nel 1871, La dottrina di Socrate secondo Senofonte, Platone e Aristotele. Oltre alle fonti che sono già state citate, che richiamandole brevemente sono Hegel, Spinoza e Socrate, per la filosofia di Labriola fu fondamentale il pensiero di Herbart e dei suoi discepoli. In particolare Labriola era interessato al concetto di psicologia dei popoli, che consisteva nella ricerca dell'origine storica delle idee non tanto nella psicologia individuale quanto nella psicologia collettiva e sociale, tramite la comparazione tra la rappresentazione mentale dei popoli. È a partire dallo studio di questa fonte che Labriola svilupperà uno dei più importanti contributi che ha dato sul piano filosofico, cioè il ritenere che i fenomeni storico-sociali fossero una risultante di tre diversi fattori: l'attività produttiva, le istituzioni della convivenza civile, diritto e Stato, e il piano culturale, quindi tutto ciò che concerne l'arte, la religione e la scienza. Tutto questo discorso chiaramente non può che essere fatto tenendo presente la questione del rapporto struttura e sovrastruttura in Marx, che però analizzeremo in modo più preciso nella seconda parte di questo podcast. Dopo una lunga fase giovanile di vicinanza stretta con la destra storica, in parte dovuta anche alle idee del suo maestro Spaventa, verso la seconda metà degli anni Ottanta Labriola si sposta a sinistra e abbraccia le idee del socialismo. Le ragioni di questo spostamento verso il socialismo probabilmente sono da ricercare in quella sensibilità
per le masse popolari e per i bisogni degli ultimi che sembravano già esistere anche nella sua fase liberale. Ma non è tanto questo l'aspetto importante. Quel che conta è che abbracciando il socialismo, la Briola elabora anche una serie di idee rispetto al Risorgimento italiano. In particolare, la Briola pensava che il Risorgimento aveva modo di diventare una rivoluzione democratica realmente compiuta, ma lo poteva essere soltanto a condizione che a fare da protagonista ci fossero state le masse popolari, in particolare gli operai. Sull'onda di queste idee, in questa fase, entra in contatto con alcuni radicali come Cavallotti o con dei socialisti come Turati. Lo sviluppo successivo del suo pensiero politico, che possiamo inquadrare nel triennio 1887-1890, prospettava un processo di trasformazione democratica dello Stato e della società civile a partire dall'elemento comunitario. Cioè si era insomma convinto che il giacobinismo radicale era troppo elitario e rappresentava e criticava soltanto gli aspetti più superficiali della società, dimenticandosi sia di tenere presente il punto di vista delle masse popolari, sia di coinvolgere. Quindi quello che lui si immaginava era una sorta di democrazia sociale dal basso, che avesse però come elemento caratteristico il coinvolgimento della struttura comunitaria locale, come possibilità di autogoverno. Con la maturazione delle idee socialiste che si andranno pienamente a concretizzare negli anni 90, la Briola ha dei rapporti stretti con Turati che in parte però diventano conflittuali. L'idea di la Briola è quella di un partito socialista rigorosamente operaio, combattivo, piccolo, che si scontrava invece con l'idea di partito di Turati che invece voleva qualcosa di più allargato a elementi eterogenei e con un'impostazione più riformista. A partire dal conflitto con Turati si chiude anche un po' l'esperienza politica attiva di Labriola, che nell'ultima fase preferirà dedicarsi di nuovo agli studi teorici, andando a sviluppare una posizione molto critica sia nei confronti di Sorel, sia di Gentile di Croce, prima di morire nel 1904. Per introdurre il rapporto tra il pensiero di Marx e la Briola, ho pensato di fare riferimento al ruolo che ha la filosofia secondo la Briola. La Briola è un filosofo della prassi e farà di questo tipo di approccio uno dei tratti distintivi della propria filosofia. E è proprio a partire da questo che elabora degli obiettivi chiari per la sua produzione teorica che sono ricorrenti all'interno delle sue opere. In primo luogo vuole entrare nel merito del dibattito sul materialismo storico, su quello delle fonti di Marx, che come sappiamo vennero cristallizzate da Engels in un libro dopo che Marx era già morto. E in più voleva intervenire sul nesso possibile tra la filosofia della prassi e la politica socialista, cioè secondo lui uno dei compiti della filosofia era quello di guidare le sorti del movimento operaio che esisteva ed era organizzato nel periodo in cui la Briola scriveva ed era effettivamente la gente che la Briola interpretava come portatore di un compito storico di cambiamento sociale. La Briola era mosso dall'intento di voler conferire un'identità teorica al movimento operaio italiano, in un contesto in cui in Europa, in Germania, i marginalisti, di Bernstein stavano costruendo i presupposti della socialdemocrazia tedesca, che, come è noto, ebbe un ruolo importantissimo di guida per, tutto il movimento operaio europeo. Tuttavia, i presupposti dei marginalisti erano revisionisti rispetto a Marx. La Briola, dal canto suo, intendeva rimanere ancorato al marxismo, rifiutare non soltanto posizioni revisioniste dei marginalisti, ma intendeva anche rifiutare chi stava cercando una combinazione possibile tra il pensiero di Marx e il darwinismo.
in parentesi, sappiamo che Marx ha studiato a lungo Darwin e si dice, si vocifera che avesse addirittura scritto a Darwin per avere una legittimazione delle proprie teorie. Ma al di là di questa parentesi, Briola rifiutava chi cercava una connessione, un nesso tra Marx e il darwinismo, rifiutava i riduzionisti della storia alla sola dinamica economica, tanto quanto rifiutava il marxismo filantropico che contrapponeva scienza e filosofia, aspetto spirituale e materiale del vivere umano. In quest'opera, alla dicitura di socialismo scientifico, la Briola preferisce adottare una categoria di sua invenzione, che è quella del comunismo critico, che in qualche modo si poneva in un'ottica critica sia rispetto al socialismo utopico sia rispetto al socialismo positivistico. Secondo la Briola, l'originalità del comunismo critico sta nel fatto che non scaturisce né da una profezia né da un progresso automatico della storia, bensì da una previsione morfologica profondamente radicata nelle condizioni di vita e di lavoro del proletariato moderno, la cui peculiarità, secondo la Briola, stava proprio nella teoria della storia sintetizzata da Marx nella prefazione del 1859 a Per le critica dell'economia politica. Un testo più schematico rispetto alla più complessa, ma allora inedita, introduzione del 1857, a cui Engels stesso attribuì la valenza di compendio dei principi del materialismo storico. Secondo la Briola, i rapporti giuridici e le forme dello Stato non potevano essere compresi per se stessi, né per la cosiddetta evoluzione generale della storia, ma le loro radici andavano ricercate nei rapporti materiali dell'esistenza, che nel loro complesso venivano rappresentate da Hegel tramite il termine di società civile. La Briola, oltre a riflettere sulla categoria di comunismo critico, cerca di introdurre anche una serie di contributi alla categoria di struttura già presente in Marx. Secondo Marx, nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini, indipendentemente dalla loro volontà, entrano in rapporti determinati, che sono rapporti produttivi. Lo sconvolgimento sociale si dà quando a un certo punto del loro sviluppo le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà, dentro i quali tali forze si erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene. È allora che subentra un'epoca di rivoluzione sociale. Con il cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. Rispetto a questa impalcatura di ragionamento, la Briola entra nel merito dello sconvolgimento, andando a sostenere che l'unico piano entro il quale è possibile comprendere davvero il significato storico di uno sconvolgimento è quello della struttura. A questo la Briola aggiunge la teoria secondo la quale, come non possiamo giudicare le persone in funzione dell'autopercezione che loro hanno di se stesse, così non lo possiamo fare con le epoche storiche, andando ad analizzare l'autopercezione che i protagonisti che hanno dato vita allo sconvolgimento hanno avuto di se stessi. Questo perché l'unico modo per fare un bilancio storico e per comprendere a fondo questi sconvolgimenti sono le contraddizioni della vita materiale, con il conflitto esistente tra le forze produttive della società e i rapporti di produzione. Insomma, una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può dare corso. Nuovi e superiori rapporti di produzione non subentrano mai prima che siano maturate in seno della vecchia società le condizioni materiali della loro esistenza. Nel 1896 la Briola pubblica il suo secondo saggio dal titolo Del materialismo storico di lucidazione preliminare. Si tratta di un lavoro importante perché entra nel merito del dibattito sul materialismo storico e costituisce in qualche modo un superamento della posizione che la Briola aveva espresso nel suo primo saggio, che, richiamata brevemente, consisteva nel concepire il materialismo storico come uno spostamento del concetto di divenire storico dalla forma astratta di Hegel alla realtà della lotta di classe, quindi in altri termini come una teoria chiave per comprendere il moto storico. Il
superamento di questa posizione, appunto espressa nel saggio che citavo prima, precisa che il materialismo storico è sinonimo di dottrina realistica e quindi non è la visione intellettuale di un piano disegno, ma soltanto un metodo di ricerca e di concezione della storia. La Briola in quest'opera entra nuovamente nel merito della questione struttura e sovrastruttura, andando a definire che questo nesso non va inteso come se diritto, istituzioni politiche, produzioni culturali fossero un semplice riflesso della riproduzione materiale, ma tra struttura e sovrastruttura esistono tutta una serie di mediazioni ed è possibile risalire dal condizionato, quindi dalla sovrastruttura, alla condizione, quindi la struttura, tramite un metodo morfologico genetico. Ed è proprio con quello che la Briola definisce metodo epigenetico, sostitutivo del metodo dialettico, che si può, ai fini della comprensione delle premesse della teoria, risalire all'intera formazione della società moderna. Nelle riflessioni in forma epistolare indirizzate a sorelle, che costituiscono il terzo saggio di La Briola, scritto nel 1898 dal titolo Discorrendo di socialismo e filosofia, La Briola rivendica con forza sia l'autonomia della teoria marxista sia il nesso inscindibile che ha con il socialismo. Marxismo viene interpretato come una teoria articolata in tre differenti ambiti. Il primo, l'ambito della filosofia, cioè una teoria generale della storia e della prassi dell'uomo nella società. Il secondo ambito, quello della critica e l'economia, in quanto scienza di quella determinata fase storica costituita dalla società organizzata sul capitale. E terzo ambito, quello della politica, in quanto teoria dell'organizzazione del movimento operaio volto alla costruzione del socialismo. È per questa ragione, quindi, che, secondo La Briola, non può che esserci un nesso strettissimo tra teoria marxista e socialismo. In questo saggio viene approfondito il tema della prassi, che per l'autore è interpretato come il vero e proprio midollo del materialismo storico. Il concetto di prassi significa che alla base della storia c'è un agire per necessità, cioè il lavoro quale mezzo sociale di soddisfazione dei bisogni, di trasformazione dell'ambiente e di creazione di ulteriori bisogni. La Briola ci dice che il segreto per decifrare il rompicapo del rovesciamento della dialettica hegeliana risiede nella concezione per cui si risale dal lavoro, che è comunque un conoscere operando, al conoscere come astratta teoria e non viceversa. C'è quindi il concetto di prassi introduce il superamento dell'opposizione tra pratica e teoria, tra lavoro e scienza, perché, citando lo stesso La Briola, pensare e produrre, imparare e produrre riproducendo, noi non sappiamo bene davvero se non ciò che noi stessi siamo capaci di produrre, pensando, lavorando, provando e riprovando. Secondo La Briola, il capitale di Marx è un'applicazione particolare del materialismo storico, teoria più generale, a una determinata società e si configura come una colossale monografia che ne descrive la struttura morfologica attorno al nucleo centrale, che è quello della teoria del valore lavoro. Per La Briola la teoria del valore ha un ruolo assolutamente centrale e non costituisce mai né un fatto empirico derivante dalla deduzione, né una semplice posizione logica, quanto più la premessa tipica senza la quale nulla della società moderna è comprensibile. Se per quanto riguarda il piano del materialismo storico, l'abbiamo già detto, La Briola tende a preferire il metodo genetico, per quanto riguarda la critica all'economia politica, La Briola richiama la dialettica e entra nel merito delle presunte contraddizioni tra il primo e il terzo libro del Capitale, riassumibili nell'incompatibilità tra il principio del valore lavoro e il principio del prezzo di mercato, nonché tra il saggio di plusvalore e il saggio di profitto. Secondo La Briola non sono contraddizioni logiche, bensì condizioni antitetiche della produzione capitalistica. Un esempio di queste contraddizioni che viene portato da La Briola è la rata media di profitto in ragione della quantità assoluta del capitale impiegato, cioè indipendentemente dalla sua composizione, ossia della proporzione fra capitale costante e capitale variabile, i prezzi che si costituiscono sul mercato per via di medie che oscillano con assai difforme oscillazione intorno al valore. Per argomentare questa tesi,
la Briola porta tutta una serie di esempi, dicendoci che queste presunte smentite alle cosiddette leggi del valore sono in realtà le antitesi stesse del sistema capitalistico. Ma quali sono questi esempi? La rata media di profitto in ragione della quantità assoluta del capitale impiegato, cioè indipendentemente dalla varia composizione sua, ossia della proporzione fra capitale costante e capitale variabile, primo esempio. Secondo esempio, prezzi che si costituiscono sul mercato per vie di medie, che oscillano con assai difforme oscillazione intorno al valore e da questo si dilungano. Terzo esempio, l'interesse puro e semplice del denaro posseduto come tale e abbandonato a prestito all'industria degli altri. Quarto esempio, la rendita della terra, cioè di ciò che non fu mai prodotto di alcun valore. Queste ed altre smentite della cosiddetta legge del valore sono le antitesi del sistema capitalistico, citando lo stesso.